Apriamo quindi questo convegno alla luce della Chiesa, alla luce della fede cattolica, alla quale il dottor Plinio ha dedicato sin dal suo primo momento, possiamo dire, tutta la sua vita. Qualche anno fa, ed entro nella presentazione dei diversi relatori che ci accompagneranno oggi, diversi anni fa Don Gianni Baget Bozzo scrisse su Repubblica: quello che rimane del cattolicesimo tradizionale in Italia è della scuola di Plinio Correa di Oliveira. Senza entrare nel merito di questa affermazione, secondo me magari un po' troppo riduttiva, colgo lo spunto per sottolineare un fatto, e cioè che forse al di fuori del Brasile, del suo Brasile, non c'è nessun altro paese come l'Italia dove il dottor Plinio sia più conosciuto. Ed è per me un dovere, oltre che un piacere, proclamare in questa sede che ciò è dovuto in larga misura al merito di una persona, signor Giovanni Cantoni, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, che sarà il nostro primo relatore. Il signor Cantoni ha conosciuto personalmente il dottor Plinio, al quale era legato da una profonda e sincera amicizia che è durata fino alla fine. Traduttore, grande propagandista del capolavoro del dottor Plinio Correa di Oliveira, che tra parentesi lo potete poi trovare nei tavoli qui fuori, Rivoluzione e Controrivoluzione. Il signor Cantoni ha tradotto anche numerosi articoli e saggi del dottor Plinio, tra gli altri è l'ultimo, credo sia stato, quel saggio, Notte sul concetto di cristianità, è pubblicato per la prima volta in italiano appunto a cura del signor Cantoni. Nell'introdurlo io le esprimo tutto il nostro piacere di averlo qui con noi. Eccellenza, signore e signori, le ragioni di imbarazzo e di emozione sono molte. La principale, però, devo dirvi, non è costituita dalle parole, e lo ringrazio, che il signor Fulvio Loredo ha voluto dedicarmi, ma è costituita dal fatto il festeggiato, cioè il professor Plinio Correa d'Oliveira, nei confronti del quale ho sempre nutrito e continuo a nutrire una enorme gratitudine, per dire il meno. La mia conoscenza personale c'è stata, ma la distanza fisica non era piccola, e quindi direi è stata una conoscenza mediata principalmente, per non dire quasi esclusivamente, dai suoi scritti. Ora, da uno dei suoi scritti o da qualcuno dei suoi scritti traggo spunto per qualche riflessione. Sono stato che aveva l'anno 1993. In quell'occasione, in quell'anno anzi, a Milano, precisamente il 15 ottobre, quindi in una data prossima a quella in cui noi ci stiamo incontrando, presso il Circolo della Stampa veniva organizzata la presentazione del volume Nobiltà e delle tradizionali analoghe nelle locuzioni di Pio XII al patriziato e alla nobiltà romana. In quell'occasione il dottor Plinio non poté essere presente, mandò un intervento, dettò
anzi un intervento, è di un'evidenza estrema il carattere verbale, diciamo, di questo intervento, risente del parlato e risente, non sta a dire che è dannosa questa condizione, anzi è molto felice. Ebbene, di che cosa parla? Introduce in qualche modo al suo testo, e anzi oserei dire, augurandomi che vi sia una seconda edizione italiana, che questo testo meriterebbe di entrare a far parte del corpus dell'opera, per il tema trattato, che non è un puro e semplice richiamo al testo, ma è, possiamo dire, un codicillo, un'aggiunta, e un'aggiunta, a mio modesto avviso, tutt'altro che trascurabile. Attualmente, dice, scrive Plinio Correo Oliveira, sono troppo numerosi coloro che, per il fatto di concentrare tutta la loro esistenza nei tranquilli e spensierati confini dei vantaggi personali e di ritenersi esenti da qualsiasi obbligo verso le grandi cause, adducono per il proprio comodo che l'azione individuale è ridotta all'impotenza, perché nel nostro secolo enormi masse umane sono agglomerate in concentrazioni urbane di dimensioni babiloniche, oppure anche quando vivono sparse nella vastità delle campagne, dei mari e dei cieli, sono continuamente soggette alle manipolazioni psicologiche e ideologiche dei mezzi di comunicazione sociale, che sembrano fatti apposta per coprire con la loro influenza distanze enormi e per monopolizzare moltitudini innumerevoli. Come vedete, il quadro descritto è un quadro. Concludendo sul punto, solo sul punto, perché non ho nessuna intenzione di riassumervi l'intervento, anche per la difficoltà di farlo e per la sua concettosità, Correa de Oliveira dice: a nessuno resti un pretesto per non far nulla, adducendo la propria impotenza personale, le dimensioni da verme della propria influenza individuale e quindi l'inutilità di ogni suo sforzo. Ciascuno, dal più grande fino al più piccolo, non risparmi nessuno sforzo nella direzione indicata dal Pontefice e la vittoria sarà assicurata. Guardate, in Rivoluzione contro Rivoluzione vi è una parte, la seconda, senza far torto alla prima, ma ho sempre pensato, e anche per iscritto sostenuto, di una sua taneo che è uscito e di cui ho visto la copia in queste minuti, oserei dire, ho proprio sottolineato questo, lo straordinario contributo del professor De Oliveira al pensiero controrivoluzionario del secolo XX, con particolare relazione appunto a questa seconda parte della sua opera principale, del suo capolavoro, come è stato anche a mio avviso evidentemente giustamente detto. In questa seconda parte viene descritto il controrivoluzionario allo stato attuale, allo stato potenziale, ma poi accanto a questo riferimento allo stato attuale, chi conosce la rivoluzione, l'ordine, la controrivoluzione, ama, fa di questo amore, questo odio l'asse attorno al quale gravitano i suoi ideali, eccetera, allo stato potenziale sono controrivoluzionale e senza che il fondo stesso della loro personalità sia intaccato dallo spirito della rivoluzione. Messe in guardia, illuminate, orientate, queste persone assumono facilmente una posizione controrivoluzionaria. Ma poi, dopo questa parte, chiamiamola definitoria, il professor Plinio arriva a descrivere l'azione del controrivoluzionario. E qui devo dire che
ho incontrato quello su cui voglio attirare, la mia intenzione è attirare la vostra attenzione, cioè la descrizione di quelle che mi permetto di chiamare per analogia, un'analogia di cui non riesco assolutamente, e poi non ho neppure forse, anzi senza il forse, la forza per descrivere il tasso di uguaglianza. Le analogie non sono identità, ma possono essere maggiori o minori, evidentemente. Però mi sembra di poter ricavare da questi testi, da questo testo, da Rivoluzione e Controrivoluzione in modo particolare, l'esistenza, il termine è mio, ne ho tutta la responsabilità, di una piccolissima via controrivoluzionaria. Come sapete, il primo termine, piccola via, ha assonanze con Santa Teresa del Bambino Gesù, che è stata evocata e nei confronti della quale il dottor Pigno aveva una particolare devozione. La seconda, la formula piccolissima via, richiama Suor Consolata Vetrone, ma ripeto, i termini li voglio trattare per la loro puntualità, per la loro efficacia descrittiva di quello che mi sforzerò di dirvi, non tanto evidentemente per quello che possiamo dire esiste di analogia o addirittura di identità, trattandosi di temi, di livelli che non sono identici, anche se evidentemente la vita di un uomo è una vita complessa, dove sulle pagine di un libro si distingue con estrema, per così dire, facilità fra la volontà del singolo, la grazia che lo aiuta, poi nella vita del singolo è un po' più complicato descrivere queste diverse mozioni, questi diversi interventi, queste diverse dinamiche. Comunque, una piccola via che a mio avviso sfuma abbastanza rapidamente nell'apprezzamento dei buoni lettori, non sto parlando di lettori distratti, ma sto parlando di lettori non distratti, anche attenti, che però possono, non voglio far torto a nessuno e chiedo scusa a coloro che si sono invece soffermati, ma possono glissare sull'azione controrivoluzionaria laddove viene così indicata. Questa azione deve essere svolta anzitutto su scala individuale. Ora, nel nostro tempo, nel nostro mondo, quando diciamo le dimensioni di ciò che accade sono di straordinario peso, evocare il termine globalizzazione evidentemente può parer dozzinale, ma io non ho timori dell'ovvio e quindi dico c'è anche questa dimensione, le cose sono straordinariamente grandi e a noi poveri uomini che cosa viene in mente? Viene in mente di ritirarci, come veniva detto prima, e dire ma no, non, è troppo grosso, quello che sta accadendo ha dimensioni eccessive per le mie forze. Ebbene, non è a mio avviso da trascurare, nel senso di passare rapidamente oltre, questa azione, cioè l'azione controrivoluzionaria, deve essere anzitutto svolta su scala individuale. E a questo punto il professor Pligno fa una sintesi molto rapida di un testo che poi apparirà in appendice documentale al volume sulla nobiltà, un intervento di Papa Pio XII che ha lo stesso tono, ma è poco dire lo stesso tono, ha anche
si potrebbe dire, le stesse caratteristiche, dice le stesse cose. In una società progredita, sono parole di Papa Pio XII, come la nostra, che dovrà essere restaurata, riordinata dopo il grande cataclisma, l'ufficio di dirigente è assai vario. Dirigente è l'uomo di Stato, di governo, l'uomo politico, dirigente l'operaio, che senza ricorrere alla violenza, alle minacce, alla propaganda insidiosa, ma col suo proprio valore ha saputo acquistare autorità e credito nella sua cerchia, dirigente ciascuno nel suo campo, l'ingegnere, il giureconsulto, eccetera, eccetera. Questo Plinio riassume, sintetizza questo brandello che è del 45 e il testo del dottor Plinio è del 1959, in questo modo niente è più efficace della presa di posizione controrivoluzionaria, franca e coraggiosa, di un giovane universitario, di un ufficiale, di un professore, soprattutto di un sacerdote, eccetera, eccetera. Ovvero, ecco che viene messo in adeguato risalto questo elemento. Noi siamo tutti contenti, abbiamo l'anima gemella, e non sto parlando di esiti matrimoniali, ma troviamo evidentemente l'anima gemella quando qualcheduno si mette al nostro fianco o sopporta che noi ci mettiamo al suo fianco. Siamo, ricorda benissimo il testo scritturale, guai ai soli, stare da soli è terrificante, stare da soli ci terrorizza, e quindi quando troviamo, però non dobbiamo dimenticare che per trovare compagnia dobbiamo prendere anzitutto una decisione personale. Prima di tutto viene una decisione individuale, non viene dopo. Non le associazioni, scusatemi, sono l'ovvietà incarnata, ma le associazioni sono realtà che uniscono persone che hanno preso delle decisioni, non nascono da niente, non improvvisamente. Le associazioni non hanno un padre e una madre, possono avere un ispiratore, ma invece il singolo ha un padre e una madre, non un ispiratore. Una piccola via, anzi la piccola via. Perché quando parliamo di controrivoluzione ci viene sempre in mente, ci viene spesso in mente qualcosa di particolarmente costruito, di grande, di organizzato. Non è flatte le persone che sono presenti e gli organizzatori, ma direi l'opera e le opere di Plinio Correa d'Oliveira, e l'opera è una realtà che continua a vivere, è qui organizzata, si muove, eccetera. Ora, non si può certamente sottovalutare, ma non dobbiamo dimenticare che la sua genesi è la genesi che si ripete tutte le volte che qualcheduno comincia. Serve uno che cominci. Uno, guardate bene, non un numero inverosimile di persone. E anche se fosse un numero inverosimile di persone, queste persone si sarebbero raccolte perché uno ha cominciato. E questo, mi permetto di dire, è una piccola via. Non è la grande via della controrivoluzione, scritta giustamente con la maiuscola, scritta con il trattino, per le ragioni che il dottor Plinio spiega in Rivoluzione e Controrivoluzione. Cioè, tutte cose molto belle. Ma non mi permetto, ho fatto di questo il senso del mio intervento, di sottolineare questo punto, cioè, attenzione, prima dei molti viene uno, qualcuno che comincia, e questo qualcuno non ha scuse, cioè è chiaro, dice, sono troppo, sei troppo piccolo forse per combattere grandi battaglie, ma nessuno è troppo piccolo per cominciare a combattere grandi battaglie. Quindi è un quadro diverso. Nel testo noi troviamo riferimento all'attività del controrivoluzionario esplicito,
cioè quello che fa dell'apostolato controrivoluzionario la ragione della sua esistenza, che ha una straordinaria consapevolezza di quello che sta facendo o ha una intuizione di quello che sta facendo. Non obbligatoriamente ha letto San Tommaso, poi la prova è che ci sono tanti lettori di San Tommaso che non fanno la controrivoluzione, e quindi vuol dire che non c'è automatismo da questo punto di vista. Oggi più che mai, sempre, ma oggi più che mai, a fronte della notazione che vi ho letto d'esordio, per questa diciamo attenzione all'azione individuale, sembra riduttivo, non è riduttivo, è fondativo, è una cosa molto diversa, non c'è nessuna grande cosa a un grande inizio, dice De Maistre. Il fondamento di tutte le costituzioni sono gli uomini, sempre De Maistre, cioè ci vuole un uomo che si fermi e cominci. Se nessuno si ferma e comincia, dice, ma quando ci sarà un'associazione, perché nasca un'associazione di due, almeno uno dei due deve essersi fermato, deve essersi guardato attorno, deve aver preso delle decisioni. E accanto a questa diciamo a questa piccola via controrivoluzionaria, che non vuole essere riduttiva, ma anzi, come vi dicevo Aurora, vuole essere fondativa, vi è un'altra, addirittura piccolissima, piccolissima, costituita dai controrivoluzionari impliciti, che operano come singoli, non sono signori che hanno davanti un colossale quadro, sono dei signori che hanno di fronte dei quadri da un certo punto di vista molto modesti. Il controrivoluzionario implicito lo può essere implicitamente e quasi inconsapevolmente, è il caso di una suora della carità di un ospedale, la sua anch'io, comportandomi in un determinato modo, agendo in un determinato modo, produco un determinato risultato. E questa condizione, signori, non è una condizione di dettaglio, ma è una condizione che deve essere da noi tenuta assolutamente presente, continuamente presente. La storia istituzionale italiana, ai suoi tempi, eravamo nella prima metà dell'Ottocento, Clemente Solaro della Margherita si lamentava perché per gestire il regno di Sardegna c'erano a Torino 40 burocrati. Poveretto, voglio dire, quando lessi questa notazione, non dico cominciai a ridere perché il rispetto, però un sorriso profondo di fronte alla nostra. Per cui a un certo punto quello che è successo da allora, dalla metà dell'Ottocento, quello che sta succedendo oggi, farebbero dire ben di più, attualmente sono troppo numerosi. Attualmente esiste un blocco psicologico, e il blocco psicologico consiste nel fatto che forse vorremmo vedere le cose fatte, forse essere uno che comincia. E anche quando aderiamo a questo o a quel gruppo, da un certo punto di vista siamo uno che comincia. Perché? Perché abbiamo preso una decisione di carattere personale, una decisione non secondaria, una che di nuovo non era, né mi è chiesto né forse sono capace. Ho tentato una lettura di un testo che per l'autore di cui stiamo celebrando il decimo anniversario del transito evidentemente era importante, è importante, ma non solo per lui. Le cose, quando sono state scritte, diventano una realtà oggettiva a disposizione di chiunque, e quindi diciamo degne di essere esaminate con tutta l'attenzione possibile. Ma come spunto,
Il regnante pontefice nel corso di un Angelus ha citato un, così lo definisce lui, motto di San Giovanni Crisostomo, che suona così: basta un uomo pieno di zelo per trasformare un popolo. Un uomo, di nuovo, non è un'associazione, non è un gruppo, con tutto il rispetto per le associazioni e per i gruppi, che però vengono dopo, non vengono prima, all'inizio sempre un uomo. E questo riferimento di Papa Benedetto XVI me ne ha fatto venire in mente un altro che già a suo tempo mi aveva colpito. Siamo nel 1987 e l'omelia tenuta da Papa Giovanni Paolo II nella piazza antistante il Duomo di Spira in Germania. Dopo che ha evocato problemi, dice: cari fratelli in Cristo, qualcuno di voi penserà forse in questo momento fra sé: radici cristiane d'Europa, pace mondiale, libertà religiosa, riunificazione dei cristiani, tutte queste cose sono grandi e importanti sfide del nostro tempo, ma cosa posso farci io da solo? Posso dare qualche contributo personale? E io vi rispondo: sì, tu da solo puoi mettere qualcosa in movimento, perché ogni risoluzione, ogni pronta assunzione di un compito comincia sempre nell'uomo singolo. Signori, ha quercato una grande strada, ma gli sono infinitamente grato perché non mi ha indicato soltanto una grande strada di quelle generiche, sì, buono, ma mi ha anche indicato dei percorsi che si possono verificare e che soprattutto, come si usa dire oggi, e spero che in questa sede si possa dire, coinvolgono ogni singolo in quanto sì. Non possiamo guardare l'altro e dirgli: perché non sei un controrivoluzionario? Ma dobbiamo guardarci allo specchio e superato il trauma della nostra immagine, chiedersi: ma perché non sono un controrivoluzionario? Perché non sto, implicite o esplicite, operando in una determinata direzione? Io questo ho pensato e questa riflessione vi ho trasmesso. Vi ringrazio.